La terza ondata, con che dati possiamo prevenirla? Quali calcoli dobbiamo fare? Sono temi su cui la politica spesso litiga. Per un chiarimento autorevole, più che autorevole, più autorevole in Italia, abbiamo qui con noi, buongiorno e benvenuto, Stefano Merler, Fondazione Bruno Kessler. Stefano, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per essere qui. L'inchiesta di oggi, pubblicata sia sul Corriere della Sera sia su Corriere.it, ha lo scopo di cercare per l'ennesima volta di fare un po' di chiarezza sui dati che noi dobbiamo usare per misurare questa maledetta epidemia. E l'abbiamo fatto appunto con Stefano Merler, perché è l'uomo che tutti i giorni fa i conti per il Ministero della Salute, per l'Istituto Superiore di Sanità, l'uomo che aiuta numerose regioni a fare i conti e noi giornalisticamente spesso semplifichiamo dicendo che è l'uomo che fin da gennaio, quindi un anno, più di un anno fa ormai, aveva previsto purtroppo tutto e non ha sbagliato un punto. Allora, le domande che ci sono arrivate sono moltissime, io partirei proprio subito dalle vostre domande e via via che avete dei dubbi scriveteci. Allora, innanzitutto partiamo proprio dalla base. Damiana Florini ci dice: ma perché dobbiamo pensare a una terza ondata? Stefano. Ma dobbiamo pensarci perché non si può dare nulla per scontato ed è già sempre giusto provare ad anticipare le cose con un'epidemia, perché se intervieni quando ti sei già accorto di avere il problema, di solito è tardi per intervenire. Quindi è un rischio, però bisogna anche occuparsene prima e giocare d'anticipo. Ma intanto, secondo me non siamo neanche proprio ancora propriamente fuori dalla seconda ondata, in realtà, perché i numeri di casi sono tanti ancora al giorno. Assolutamente, sì. Siamo in una fase in cui l'epidemia si è stabilizzata rispetto al picco di novembre-dicembre, e però per tornare alla questione della terza ondata, poi ci sono anche delle situazioni nuove, ci sono le varianti inglese, sudafricana, quella brasiliana, che sappiamo esserci in Italia, non sappiamo ancora con precisione quanto, però associate a queste varianti ci sono stime di maggior trasmissibilità, quindi potrebbero essere più trasmissibili, e quindi è giusto porsi il problema della terza ondata, assolutamente. Possiamo anche dire che forse dobbiamo stare attenti a non ricommettere gli errori che abbiamo fatto quest'estate, perché a quale, peraltro, secondo me, da un semplice giornalista che osserva, hanno contribuito moltissimo anche i vari scienziati, dove non ce n'era uno d'accordo e tutti dicevano il contrario di tutto. Ma noi a giugno abbiamo pensato è finita, possiamo ritornare alla nostra vita normale, e questo l'abbiamo pagato tantissimo, tanto che purtroppo i morti sono ancora di più nella seconda ondata rispetto alla prima. Abbiamo ormai abbondantemente superato i 90.000 morti, di cui più della metà sono della seconda ondata. Insomma, questa sottovalutazione, questi errori, prima di tutto da cittadina non vorrei più vederli, e per non vederli penso che capire i dati e stare attenti ai segnali dei dati sia la cosa fondamentale. Già da agosto noi vedevamo i primi segnali di allerta, giusto Stefano? Assolutamente, no, ma io direi che il sistema di monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità ha dato i warning correttamente già a partire da agosto, da settembre. Dopo certo c'è stata una dialettica scientifica discutibile, sono d'accordo, io non ho mai avuto personalmente dubbi che invece la situazione fosse ancora estremamente grave, ma non perché lo sapessi, perché non c'era evidenza scientifica del contrario. Cioè, io credo che bisogna parlare se c'è evidenza scientifica, non ce n'era, e questo può aver generato un po' di confusione. E certo, no, ma io credo che tra il resto anche i nuovi DPCM con le nuove soglie vadano nella direzione di una maggior cautela, e quindi di intervenire prima possibilmente, e ovviamente per intervenire prima bisogna conoscere, con tutti i limiti della conoscenza che abbiamo su questa epidemia. La cosa che lei va ripetendo spesso è:
è un fenomeno complesso, non si può pretendere di descriverlo in modo semplice, cioè di guardare, dire questo dato sì, questo dato no, ci vogliono tanti dati e tutti servono, e poi spieghiamo perché, è giusto? Sì, servono tutti, perché voglio dire, questo è un problema complesso, io non me ne ricordo nella mia vita di più complessi di questo, quindi presumo che non esistano soluzioni semplici a problemi complessi, se no qualcuno l'avrebbe trovata. E per capire quello che ci può attendere, almeno nel futuro prossimo, io credo che più informazioni abbiamo e meglio è, anche se è ridondante, perché i dati contengono errori, sono sempre dati raccolti in emergenza, possono contenere errori senza dolo, ma perché è così la vita che va, e quindi noi più informazioni abbiamo e meglio è, e quindi le decisioni vanno prese guardando al complesso della situazione e non cercando soluzioni che semplificano magari anche la spiegazione, ma poi ti fanno prendere la strada sbagliata molto spesso. Allora, noi oggi nella nostra inchiesta, appunto, che aveva conteneva tutte le sue spiegazioni, abbiamo innanzitutto messo in evidenza che ci sono tre pilastri, due dei quali fondamentali sono l'incidenza e l'RT. L'incidenza vuol dire il numero di casi giornalieri, quindi il numero di casi che noi misuriamo con i tamponi, pur con tutti i limiti dei tamponi, e dall'altra parte il famoso RT, che invece serve per prevedere il futuro dell'epidemia, perché l'incidenza sconta il fatto che comunque è un dato statico ed è un dato che si riferisce a 12 giorni prima, che sono i 12 giorni che passano da quando c'è un inizio sintomi a quando poi ho la diagnosi, il tampone, il laboratorio, il risultato, e quindi sono 12 giorni di tempo, mentre l'RT è il numero che ci permette di capire la trasmissibilità del virus e quindi cosa noi possiamo prevedere in futuro. Il calcolo matematico al netto degli algoritmi, eccetera, sono i numeri di casi di una settimana, della settimana A, diviso il numero di casi della settimana precedente. Allora, in base a questi indicatori e ai suoi calcoli, Stefano, noi abbiamo visto che al 20 novembre, se non ci fossero state delle restrizioni, noi avremmo avuto 38.600 sintomatici al giorno contro 9.900, 50.000 ricoverati contro 34.000, 5.250 malati in terapia intensiva contro 3.750. Quindi possiamo dire che c'è un sistema, cioè che è fondamentale prevedere, per un po' quello che diceva prima, non ritrovarci poi a lasciar correre l'epidemia e ad arrivare in corsa in qualche modo. Assolutamente, questo è lo scopo principale delle analisi che facciamo, quello di fornire almeno per il breve periodo, perché poi nel lungo periodo sono sempre azioni un po' velleitarie, perché cambia il nostro comportamento, intervengono gli interventi governativi che cambiano la dinamica epidemica, quindi è inutile porsi il problema di cosa succederà fra 3 mesi, nessuno lo può sapere, ma almeno nel breve periodo bisogna dare delle indicazioni, possibilmente corrette il più possibile, di quello che è il possibile andamento dell'epidemia, in modo che poi il decisore possa prendere con consapevolezza le decisioni che ritiene più opportune. Chiaramente, come dicevo prima, il sistema di sorveglianza aveva dato dei warning già in agosto e a inizio di settembre, e quello che è il nostro lavoro è quello di provare a mettere insieme tutti i dati, provare a dire quello che potrà succedere nel breve periodo, e chiaramente se guardiamo alle proiezioni che avevamo fatto ad ottobre per novembre e fino alla fine di novembre, in effetti la crescita era importante dei casi, e quindi giustamente sono state messe in campo delle azioni di mitigazione per limitare la trasmissibilità con il DPCM del 6 di novembre, ma anche prima, il 3 di ottobre, e anche le varie ordinanze regionali hanno avuto un impatto per provare a mitigare l'epidemia, e questo ha probabilmente, sicuramente risparmiato tanti casi gravi e morti, e ha riportato abbastanza rapidamente l'RT, cioè la trasmissibilità sotto soglia, che è lì dove vogliamo restare sempre. Sotto almeno
sotto l'uno, che vuol dire che una persona contagia più di un'altra persona. Sì. Ma per esempio Davide Tiotto ci chiede, ma perché utilizzare i tamponi che non hanno nessuna affidabilità? Perché non abbiamo altro, forse? Beh, sì, intanto perché non abbiamo altro, poi però non direi che non hanno nessuna affidabilità, cioè il tampone positivo molecolare è un risultato certo, direi. Dopodiché l'antigenico ha delle sensitività e specificità diverse, perché funziona un po' peggio del molecolare, questo va detto, però ti dà la possibilità di testare tantissime persone in più e molto più velocemente, quindi c'è diciamo un rapporto di costo-beneficio che va anche nella direzione di usare il tampone antigenico, ma io direi che insomma non si può assolutamente dire che non ha nessuna validità. Allora, forse il tampone, quello che un po' abbiamo imparato a capire, è che una persona, siccome purtroppo questo virus ha un tempo in cui non ci sono ancora i sintomi di incubazione, non ci sono ancora i sintomi, ma già sei contagioso, il tampone tu puoi farlo oggi e risultare negativo e poi magari lo fai tra 2 giorni e sei positivo. Quindi purtroppo ci si confronta con un virus che è anche proprio concretamente difficile. Se non fosse così sarebbe già vinta, no? questa battaglia, però alla fine è chiaro, no, che ci siano delle limitazioni nell'utilizzo, è chiaro, però io non vorrei che passasse il messaggio che sono inutili i tamponi, no? Sono comunque uno strumento molto importante per il monitoraggio. Dopo è chiaro che non sempre funziona. Non è colpa del tampone, è colpa della malattia, se vogliamo, perché in grosso modo solo 3 persone su 10 sviluppa sintomi clinici, il 70% non lo troviamo, ma non neanche perché non funziona il tampone, ma perché non sappiamo proprio chi siano gli asintomatici. Quindi è chiaro che è una malattia molto complicata, altrimenti non saremmo qui. Noi abbiamo emesso che nella prima ondata noi trovavamo tramite il tampone un infetto su 10, quest'estate 1 su 4, da ottobre più o meno dal 20 al 40%. Quindi questo penso che sia poi che siano dati anche di cui si tenga conto quando poi devono scattare più o meno i warning, cioè che comunque noi i casi che sappiamo comunque gioco forza sono molto meno di quelli reali. Assolutamente, perché all'inizio, nella prima ondata, è evidente, insomma, facevamo veramente fatica a testare non fosse un caso grave, cioè c'era un macchinario che era impreparato, voglio dire, ma senza incolpare nessuno, cioè nessuno era preparato ad affrontare una situazione del genere. Tant'è che, ad esempio, credo sia del 26-27 di febbraio, all'inizio si dovevano testare sia i sintomatici che gli asintomatici. Sì. Già il 26 o 27 febbraio si decide di testare solo i sintomatici, proprio perché non si riusciva a farlo. E quindi è chiaro che casi ne vedi pochi. Dopodiché le cose sono estremamente migliorate. Chiaramente ne vedi di più, più bassa è l'incidenza e più il sistema territoriale riesce a lavorare bene. Il dato è che il sistema territoriale, quindi il contact tracing, quindi io capisco chi contagia chi, funziona. Se ci sono meno o 50 casi settimanali ogni 100.000 abitanti, oltre diventa difficile. Sì, queste sono stime che ha prodotto l'Istituto, stime molto sensate direi, perché semplicemente hanno guardato quando nel monitoraggio proprio i vari sistemi di sorveglianza regionale hanno cominciato a dare i primi segni di sofferenza nel riuscire a fare il contact tracing, e si è visto che questo è successo attorno alla soglia che ho appena detto, quella dei 50 casi settimanali ogni 100.000 persone. E sotto si riescono a lavorare bene e a garantire quindi un discreto controllo dell'epidemia, sopra cominciano i problemi, e più sale l'incidenza più i problemi aumentano ovviamente. Allora, mi dicono dalla regia che stanno arrivando un sacco di domande di negazionisti, perché c'è ancora chi di fronte a oltre 90.000 morti non ci crede. Stefano, dall'inizio sta guardando i dati, ma com'è possibile questa cosa qua?
Non lo so, credo che non sia una questione scientifica, nel senso che da un punto di vista scientifico, voglio dire, la scienza è abbastanza schierata tutta da una parte. Credo che entrino in gioco questioni più legate alla sociologia o alla psicologia. Io sinceramente non so spiegarmelo. Ci sono talmente tante evidenze che faccio fatica a capirlo, però. Anche una questione, anche non dei negazionisti, ma di molti, che ogni volta che un pochino si restringe perché ci sono gli alert, e spesso si restringe tardi perché comunque gli interessi sono tanti e si fanno i conti anche giustamente con l'economia, però ogni volta ci sono polemiche e durante questa seconda ondata abbiamo visto molto spesso polemiche tra i governatori delle regioni, tra i presidenti delle varie regioni e poi il governo. Un po' per la convinzione della gente, dopo tutto, lasciare aperto il bar cosa volete che sia, lasciare fare calcio ai bambini cosa volete che sia. Cosa volete che sia alla fine se beviamo l'aperitivo? Caspita, ma. E il problema, allora, io direi questo: abbiamo intanto visto che non riusciamo, ma non noi italiani, il mondo, nel mondo non riesce a governare questa epidemia quando Rt è maggiore di 1. Per farla stare sotto 1, purtroppo bisogna intervenire. Non è che ci siano troppe soluzioni, bisogna ridurre i contatti. E quando siamo bravi, riusciamo a far andare l'RT a 0,7. Allora, noi abbiamo pochissimo margine, questo è il punto, perché no, se consideriamo oggi l'RT starà a 0,8, 0,9, abbiamo un 0,1, dopodiché l'epidemia ci ricomincia a crescere e lì riiniziano i problemi. E purtroppo il fatto è che Peraltro, tutto ha un peso. non che così la situazione sia rosea, perché abbiamo comunque 400 morti al giorno. Certo, più che direi che anche i morti, siccome sono l'ultimo indicatore a calare, mi auguro perché non posso essere certo, ma credo che sia l'eredità di una alta trasmissione nel passato. Io spero che oggi l'incidenza è calata e fra un po' spero, mi auguro che caleranno anche i morti. Però tornando a prima, no, non c'è margine, non c'è troppo margine e purtroppo tutti i contatti sociali, chi più chi meno, contribuiscono ad aumentare l'RT. Dopo io capisco tutti, non piace neanche a me la vita che faccio, però qualcuno, e questo è la politica, deve decidere dove togliere contatti sociali. È una decisione difficilissima, è chiaro che scontenti sempre tutti, e però io da un punto di vista epidemiologico non è che vedo troppe soluzioni. Intanto il lato positivo secondo me è che grazie al comportamento delle persone, grazie alle mascherine che oggi sono disponibili per tutti, grazie a tante cose riusciamo a governare la stessa epidemia che c'era a febbraio e marzo, ma con misure enormemente meno restrittive. Perché Infatti, questo è un enorme passo avanti, io credo, vada riconosciuto. abbiamo un lettore che adesso ritrovo il suo nome, ecco, Mauro Diana Piccinin, che ci dice: temo che la politica di tutti gli stati occidentali sia stata fallimentare contro il Covid-19, invece di fare come l'anno scorso un lockdown totale per 3 mesi, si è chiuso singhiozzo tenendo aperti i confini degli stati e soprattutto i voli aerei. Morale della favola, dopo un anno siamo punto a capo e con le varianti in circolazione. Quindi poteva essere più efficace un lockdown totale, sì, ma. Allora, non capisco se l'ascoltatore si riferisce alla prima ondata o a questa. Sì. Penso alla prima. Sulla prima ondata io ho dei dubbi, nel senso che, ad esempio, chiudere i voli aerei, secondo me, abbiamo pure fatto un lavoro, non sarebbe servito a molto, perché il virus, quando se ne sono accorti in Cina, era già in tantissimi altri paesi del sud-est asiatico, c'erano i primi focolai in Germania. E poi guardando adesso i dati che abbiamo oggi per l'Italia, in tantissime regioni, soprattutto al nord, sono accertati casi di Covid già a gennaio. Quindi chiudere i voli aerei, non
non credo che avrebbe avuto un gran successo. No, ecco, certo. Aerei potrebbe avere senso. E, beh, qui però entra in gioco l'economia, voglio dire, molto pesantemente. Al di là che non ho fatto delle riflessioni particolari su questa faccenda, credo di no, perché ormai il virus e tutte le varianti sono, diciamo così, grosso modo dappertutto, quindi penso che sia inutile, ma non è proprio un pensiero, niente di scientifico. E soprattutto io credo che ci sia l'economia che va tutelata per quello che si può tutelarla, ovviamente, perché è pure importante quella, non c'è alcun dubbio. Quindi si deve prendere misure così estreme se sono necessarie e c'è una garanzia che servano. Io una garanzia che serva a chiudere i voli aerei oggi non ce l'ho proprio. Allora, il tempo è scaduto più o meno. Il messaggio, allora, abbiamo detto innanzitutto che prendere da sola l'incidenza non ha senso per i motivi che abbiamo spiegato. Prendere da solo l'RT comunque non ha senso, perché bisogna partire dai casi, perché per esempio abbiamo fatto il caso del Veneto nell'inchiesta, tu puoi avere Regione Veneto un RT a 0,97 come è successo sotto Natale, ma hai più di 5.000 casi, è evidente che partendo da un'incidenza alta, anche se è un RT tra virgolette contenuto, rischi poi un'evoluzione drammatica dell'epidemia. Ma ci chiede per esempio Cesare Galanti, che dice: esiste una direttiva europea che consiglia di far riferimento all'incidenza 14 giorni per 100.000 abitanti e alla percentuale di positivi rispetto al numero di test effettuati. Ha senso questa percentuale di positivi che ci danno nei bollettini, però... Allora, domanda complessa, ma insomma, intanto nessuno ha la bacchetta magica, no? Nessuno deve avere la presunzione di saperne più degli altri. Nel senso che, ripeto, se qualcuno avesse la soluzione... che la condivida, che la usiamo tutti, no? Nel senso che... E però non c'è una vera soluzione. Io queste indicazioni mi piacerebbe capire su che base, perché voglio dire anche l'Italia prende le sue decisioni, la Gran Bretagna prende le sue, la Francia prende le sue, su dei ragionamenti che vengono fatti localmente, no? E nessuno può avere la presunzione che le proprie indicazioni siano migliori di quelle degli altri, però appunto vale... viceversa. Io ad esempio un indicatore che non ho mai compreso, faccio veramente fatica a capire che cosa mi racconta dell'epidemia, è il rapporto di positivi sui tamponi fatti. Io sinceramente faccio fatica a capire il senso, che senso abbia quell'indicatore, quindi men che meno associarci interventi a un indicatore così, perché dipende da quanto bravo sono a fare i tamponi oggi, domani non trovo i casi, quindi trovo la percentuale si abbassa, poi si alza, aumenta l'epidemia, calano i sintomatici, ne trovo meno. Ci sono troppe varianti. Io veramente faccio fatica, tra il resto, ecco, da quando ci sono gli antigenici nel monitoraggio, questo rapporto è crollato, no? Mi sembra che stessimo al 10-12%, oggi stiamo al 3, al 4, l'epidemia è quella di prima. L'indicatore è cambiato però. Io veramente faccio fatica, dopodiché non ho la presunzione di saper tutto io, però su certi aspetti credo che non siano stati fatti dei brutti ragionamenti in ciascuno stato nazionale, ecco, dopodiché è un problema grave, nessuno lo ha risolto. Gli strumenti per controllare l'epidemia ci sono, i dati, i calcoli che abbiamo spiegato sono questi e ci sono. Il tema difficile è come conciliare poi il controllo dell'epidemia con l'economia, e qui il compito spetta poi alla politica. Beh, assolutamente, quello non lo vorrei. Grazie, anche Stefano, a presto. Grazie a voi, arrivederci.